Domenica sera, in seguito a un controllo antidroga all'interno del parco di San Salvi, alcuni nordafricani hanno tirato sassi contro la polizia. Un agente, per disperdere il gruppetto, ha anche sparato un colpo in aria. Poi è stato arrestato un ragazzo di 28 anni di origine tunisina, poco distante. In seguito a questo episodio, questa mattina la polizia è intervenuta in quello che è stato definito il supermarket della droga di San Salvi, una palazzina occupata da una banda di spacciatori nordafricani. I giornali dicono una banda di tunisini, ma la questura questo non ce l'ha confermato. Sono stati portati in questura una decina di persone, non è stata trovata droga all'interno perché naturalmente dopo quello che era accaduto domenica era stato ripulito tutto, e l'intervento, oltre che da parte della polizia, è stato anche da parte della ASL, che è proprietaria degli immobili all'interno del parco di San Salvi, che sta mettendo in sicurezza il tetto. Metterlo in sicurezza vuol dire semplicemente rendere inagibile l'immobile, stanno infatti distruggendo il tetto. Verranno anche tagliate le utenze, diciamo così, perché qui gli occupanti avevano luce, gas, acqua, si erano attaccati abusivamente alle utenze probabilmente della ASL, che è proprietaria degli immobili del parco di San Salvi, e anche queste verranno staccate, verranno demoliti praticamente tutti i tetti di questi immobili occupati che vi facciamo vedere erano assolutamente abitati. Il parco di San Salvi è al centro di molte discussioni anche politiche di Firenze, non solamente da oggi. Chi ci ha provato, come Chile della Balanza, associazione teatrale, a creare qui anche una situazione culturale di rinascita, ha sostanzialmente fallito. C'è un rimpallo di responsabilità soprattutto tra l'amministrazione comunale e la ASL, che appunto, ripetiamo, proprietaria di questi immobili. Sostanzialmente mancano i soldi per rimettere a posto questo parco. Abitate da queste parti? Lei ha, insomma, c'è San Salvi qui, se ne parla molto, spaccio di droga eccetera. Preciso, è di molta gente strana c'è. Che cosa ha visto? Gente strana, guardi signora, veramente c'è di tutto, spacciatori, tutto. È difficile uscire la sera qui. Lei non esce la sera, ha paura? Non esco la sera perché io ho paura. Lei stava dicendo, signore, anche lei abita da queste parti? Non c'è solo lì, qui è tutto un ritrovio, un rifrullo. Negli ultimi anni da quelli che potevano essere considerati panca bestia sono subentrati extracomunitari che hanno fatto tutto un altro tipo di vita, non so se attività o altro.